Salvatore Occhipinti, qual è la situazione vista dagli infermieri in questo momento? Lei è il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento. I dispositivi perché scarseggiano. Noi stiamo cercando di acquistare delle mascherine certificate FFP2 o FFP3, ma ad oggi non sono disponibili neanche le mascherine chirurgiche, per cui tutti i consiglieri e tutti i revisori insieme abbiamo deciso di acquistare al momento dei caschi protettivi con visiera. Che questi arriveranno già la prossima settimana, uno stock di 500 caschi e gli altri 1000 arriveranno a seguire. Forniremo dapprima i caschi agli infermieri che sono in prima linea, evidentemente, e per cui doteremo di questi dispositivi gli infermieri del 118, quelli che fanno assistenza sul territorio, quindi assistenza domiciliare, cure palliative, le rianimazioni, il pronto soccorso e le medicine, e a seguire poi tutti gli altri. Questa dotazione consentirà comunque di far stare un po' più tranquilli gli operatori che lei stesso ha detto sono in prima linea? Non tanto, perché questi servono, sono dei dispositivi comunque dei paraschizzi praticamente, perché proteggono occhi, naso e bocca, però servirebbero anche delle mascherine adeguate, solo che al momento noi abbiamo contattato diverse ditte, in magazzino non hanno nulla, c'è la preoccupazione anche che la protezione civile possa requisire una volta fatto l'ordine le stesse mascherine, per cui abbiamo preferito optare per questa scelta, anche se dobbiamo dire che le mascherine le stiamo sempre ricercando sul mercato. Sappiamo che lei non può diciamo, andare oltre per quanto riguarda informazioni diverse, ma le chiediamo qual è lo stato d'animo al momento degli infermieri? Lo stato d'animo è uno stato d'animo da professionisti che sono preoccupati perché affrontano la situazione con una sorta di cognizione di causa, perché si combatte contro un nemico che è invisibile. Un nemico quindi difficile da stanare, per cui l'unica arma che la popolazione ha a disposizione è quella di stare a casa, quindi no, non si dice tanto per dire, ancora qualcuno pensa tanto a me non succede nulla, invece questo virus colpisce indistintamente tra sesso e età tutti quelli con cui viene a contatto, quindi si può essere sintomatici come si può essere solo dei portatori sani, quindi positivi asintomatici, ma questi pericolosi perché possono infettare non consapevolmente, insomma, per cui è importante stare a casa e mantenere soprattutto quella famosa distanza di sicurezza di 1 metro, 1 metro e mezzo.